Firmato questa mattina nella scuola Edoardo De Filippo di Ponticelli un accordo fra il Comune di Napoli e i sindacati CGIL, CISL e UIL per migliorare le condizioni dei lavoratori occupati negli appalti del Comune e delle sue partecipate. Un protocollo importante che va in continuità con altri protocolli fatti a Roma, Firenze e Bologna, ma mi permetto di dire che questo di Napoli ha un passo in avanti, perché al centro il lavoratore, la sicurezza, la legalità. Soprattutto nel mondo dei subappalti, ancora oggi troppe ispezioni non rispondono alle norme legislative, alle norme di sicurezza, e quindi sicuramente partiremo da questo obiettivo. Avere dei cantieri sicuri da un punto di vista legale, nel rispetto dei contratti, con percorsi formativi, possono rappresentare sicuramente una diminuzione di fenomeni appunto negativi qual è della scarsa sicurezza. Sindacati e comune si impegnano a controllare che ai lavoratori vengano applicati i contratti collettivi nazionali e i principali contratti territoriali. I subappalti saranno consentiti solo se assicurano le stesse condizioni e le stesse retribuzioni fissate con l'appalto. L'accordo garantisce inoltre i lavoratori se ci sono ritardi nei pagamenti dei salari. Abbiamo scelto anche un luogo simbolico, un cantiere nella nostra città finanziato col PNRR, proprio per sottolineare l'attenzione che ci deve essere su questo tema e anche per fare in modo che attraverso questo protocollo d'intesa ci siano delle azioni non solo ex post ma anche delle azioni di prevenzione sul tema della sicurezza e anche sul tema dei contratti collettivi nazionali, per fare in modo che quello che viene chiamato spesso come lavoro grigio, quindi una situazione che può sicuramente mettere in difficoltà i lavoratori e le lavoratrici, attraverso questo protocollo possa essere invece per dare maggiore tutela a tutti coloro che iniziano un percorso all'interno di un nostro cantiere, non solo del Comune ma di tutte le nostre partecipate. C'è questo accordo che è stato fatto con le forze sindacali per inserire in tutti i contratti che noi facciamo con le ditte che operano delle clausole di salvaguardia dei lavoratori che riducano i subappalti pirata, i subappalti a cascata, che introducono vincoli molto più severi sull'applicazione dei contratti nazionali, delle norme per la sicurezza, per la formazione dei lavoratori, quindi tante regole di tutela che garantiscono non solo che i lavori vengano realizzati, ma poi che i lavoratori vengano tutelati e che tutto si svolga nel pieno rispetto della legalità.